La programmazione economica, oltre al PIL, include indicatori di benessere equo e sostenibile. Quali sono i principali vantaggi? Questa inclusione è stata uno dei fattori rilevanti nell'anno che ci precede, nel 2017, perché l'Italia è stata il primo nei paesi europei e nel gruppo del G7 ad includere una considerazione sugli indicatori di benessere ecosostenibile nella programmazione economica finanziaria e quindi anche nel documento, nel DEF di economia e finanza. I vantaggi sono molteplici, è fondamentale monitorare il benessere dei cittadini proprio per esplicitare delle politiche specifiche e di sostegno. Quindi se questo strumento, uno strumento ancora appena nato, quindi deve essere raffinato, quanta metodologia abbiamo sentito nella sessione, proprio l'opinione del MEF sulle previsioni che loro hanno portato avanti sugli indicatori utilizzati, sulle quattro quindi dimensioni al momento analizzate. La strada è ancora tanta da fare, ma i vantaggi possono essere molteplici, quindi sicuramente è uno degli aspetti che ci caratterizza, siamo all'avanguardia in questo contesto.